Allora, buongiorno e buon 1° novembre a tutti. Ci sono alcune notizie che vi voglio dare e che naturalmente faranno parte delle mie interlocuzioni con il resto dei parlamentari per il resto della legislatura. Naturalmente, l'obiettivo per tutti è quello di combattere i cambiamenti climatici, ridurre gli sconvolgimenti climatici in atto e sappiamo perfettamente che il principale responsabile è l'effetto serra e che l'80% di questo effetto viene causato dalla filiera energetica e quindi questo deve essere il primissimo nostro campo di applicazione. Però quando si parla di effetto serra si parla normalmente della CO2, dell'anidride carbonica, che dura in atmosfera più di un secolo e ha un effetto climalterante decisamente importante. Si parla meno del metano, metano che anzi viene indicato come strumento per fare la transizione energetica, però vediamo alcune cose importanti. Il metano è vero, dura in atmosfera un ordine di grandezza in meno, cioè 12 anni circa, però ha un effetto climalterante che è 25 volte più potente, più impattante rispetto all'anidride carbonica. Questo cosa significa? Che l'1% di metano, che attualmente è la percentuale di gas climalterante presente in atmosfera, vale quanto il 99% di anidride carbonica. Cioè in questo momento noi in atmosfera abbiamo un'enorme quantità di gas climalteranti, di cui il 99% in termini quantitativi è l'anidride carbonica, ma quell'1% di metano presente vale quanto il 99% di anidride carbonica. E stante la sua durata più breve, la scienza ci dice che nei prossimi 10 anni quest'1% di metano potrebbe causare più surriscaldamento del pianeta rispetto all'effetto che causerà il 99% dell'anidride carbonica che è presente in atmosfera. Morale della favola, in questo momento, per i prossimi 10 20 anni, ridurre le emissioni di metano è il modo più efficace per ridurre il riscaldamento globale, appunto, dei prossimi 10-20 anni. Questo è quanto ci dice la scienza, non la politica, non i partiti politici, non le ideologie, ma quello che ci dice banalmente la scienza chimica, meteorologica, fisica, che dobbiamo concentrarci nel breve termine sul metano. Il metano viene prodotto al 40% dall'agricoltura, 35% dalla filiera energetica e poi, scusate, ho sbagliato a scrivere, è un 20% quello della gestione dei rifiuti. Ho sbagliato a scrivere, adesso correggerò, comunque è un 20%. Allora, qual è l'altra grande notizia che volevo darvi, estremamente importante? Che con le tecnologie già esistenti, con le tecnologie già esistenti, possiamo ridurre le perdite di metano che provengono dagli impianti di petrolio e di gas, possiamo ridurre queste perdite del 75%. Quindi non stiamo parlando di ridurre la produzione e il consumo, stiamo parlando del fatto che in tutta la filiera, dal pozzo fino a dentro casa o dentro la fabbrica, ci sono delle perdite, ci sono banalmente delle perdite, come ci sono negli acquedotti, ci sono anche nei metanodotti e in tutte le infrastrutture di petrolio e gas. E possiamo ridurre del 75% queste perdite e il 50% può essere fatto senza costi aggiuntivi, cioè può essere qualcosa che sta in piedi economicamente per l'operatore. Abbiamo già degli strumenti che ci fanno vedere le perdite di metano. In basso vedete un'immagine ad infrarossi, poi vi lascio questa presentazione con il link, di un'associazione ambientalista che è andata banalmente con una telecamera a raggi infrarossi presso tutta una serie di infrastrutture europee e con la telecamera a raggi infrarossi il fumetto che si vede, quello viola scuro, in cima al camino. Quello non è vapore acqueo o chissà che cosa, è proprio metano che viene perso 24 ore al giorno. Ho fatto un video a metà agosto, lo potete vedere tranquillamente. L'anno prossimo, inoltre, verrà lanciato un satellite
appositamente studiato per rilevare le perdite di metano in modo da agire il più efficacemente possibile là dove ci sono le perdite più consistenti. Ma ripeto, già oggi abbiamo la tecnologia che ci fa vedere dove ci sono le perdite di metano. Io ieri ho avuto un colloquio con l'amministratore delegato di Snam e gli ho chiesto di accelerare l'impegno a, se non azzerare, perlomeno ridurre tantissimo queste perdite che sono anche nelle infrastrutture italiane. Sui rifiuti organici, sui rifiuti organici sia urbani che agricoli, non aggiungo un granché, sono cose di cui si parla da molto tempo. L'unica notizia in più che volevo darvi è che si possono ridurre del 30% le emissioni, banalmente, naturali dei bovini, dei vari ruminanti, con un'alimentazione più studiata, più appropriata. E non contano poco, contano anche loro una discreta fetta di produzione, appunto, di emissione di metano. Ultima cosa, il riso che rimane un alimento base per metà della popolazione mondiale. Anche in questo caso ci sono delle soluzioni piuttosto semplici per ridurre la produzione di metano, che non è che viene prodotto dal riso in sé per sé, viene prodotto da dei batteri che prosperano dove ci sono questi campi invasi di acqua, che sono appunto necessari per la produzione, per la coltivazione del riso. Ecco, tutto questo naturalmente creerà posti di lavoro, nuovi posti di lavoro verdi, quindi assolutamente sostenibili. Chiudo ritornando all'inizio. Attenzione, si parla molto del metano come veicolo di transizione verso le fonti rinnovabili. Lo dovremo fare questa transizione il più velocemente possibile, però attenzione perché la scienza ci dice, e io ve lo riporto perché non ne ho sentito parlare così spesso in TV e sui giornali, anzi non l'ho proprio visto, la notizia è che quella piccola percentuale di metano che abbiamo in atmosfera nei prossimi 10 anni conta quanto tutta la CO2 presente in atmosfera e anzi sarà responsabile della maggior parte del suo riscaldamento. Vi linkerò adesso anche le notizie ufficiali, appunto, da cui ho preso queste notizie, vi linkerò la fonte, assolutamente ufficiale, e quindi questa è una cosa che va assolutamente conosciuta dai cittadini e naturalmente gestita dal Parlamento, cosa di cui il Movimento 5 Stelle si prenderà carico da qui al resto della legislatura. Quindi grazie a tutti, ritorno nella schermata di StreamYard e chiudo la diretta. Buona giornata, buon primo novembre a tutti.